altri sono occupati. Sto usando un altro codec. Naomi, è vero ciò che dice il colonnello? Sì, ma non tutto ciò che ho detto io è falso. Chi sei allora? Non lo so neppure io. Non so il mio vero nome, non so che faccia avessero i miei genitori. Tutte le mie identità sono state comperate o acquisite. Ma la spiegazione che ti ho dato per il mio interesse verso la genetica è vera. Perché vuoi conoscere te stessa, eh? Sì. Non so da dove vengo, quanti anni ho, di che razza sono, non so niente. Naomi. Sono stata trovata in Rhodesia negli anni Ottanta. Ero solo una piccola orfana sporca. Rhodesia? Quella che ora si chiama Zimbabwe? Sì. La Rhodesia fino al 1965 apparteneva all'Inghilterra e vi erano molti braccianti indiani. Forse è da loro che ho preso il colore della mia pelle, ma non sono sicura neppure di questo. Naomi, sei troppo preoccupata per il tuo passato. Non sai abbastanza per capire chi sei ora. Capire chi sono ora? E perché mai? Nessuno cerca mai di capirmi. Sono stata sola così a lungo fino a quando non ho incontrato il mio fratello maggiore e lui. Il tuo fratello maggiore? Sì, Frank Jagger. Che cosa? Era un giovane soldato quando mi raccolse vicino allo Zambesi. Ero mezza morta di fame e lui divise con me le sue reazioni. Sì, Frank Jagger. L'uomo che tu hai distrutto era mio fratello e la mia sola famiglia. No, Grey Fox. Siamo sopravvissuti assieme all'inferno, Frank e io. Lui mi aveva protetto. Era il mio solo legame, l'unico collegamento che avevo con il passato. E lui ti ha riportata in America? No. Quando lui arrivò, mi trovavo in Mozambico. Lui chi? Big Boss? Certo. Lui ci portò in questa terra di libertà, in questa America. Ma poi lui e mio fratello tornarono in Africa per continuare la guerra. E fu allora che successe il fatto. Tu uccidesti il mio benefattore e rimandasti mio fratello a casa ridotto a un povero mutilato. Io giurai vendetta ed entrai nella Foxhound. Sapevo che così avrei avuto le migliori probabilità di incontrarti e ho pregato tanto perché questo incontro avvenisse. E le tue preghiere sono state esaudite? Sì. Ci sono voluti 2 lunghi anni. Per uccidermi? Ti importava solo di questo? Certo. 2 anni. Tu eri l'unica cosa a cui ho pensato per tutto questo tempo. Eri come una specie di ossessione. Mi odi ancora? Non esattamente. In parte mi sbagliavo su di te. E allora che mi dici di Liquid e degli altri? Mi vendicherò anche di loro. Naomi, non sei stata tu a uccidere quel dottore, vero? Quello che aveva usato Grey Fox per i suoi esperimenti sul genoma. Il dottor Clark? No. È stato mio fratello. Io l'ho aiutato a coprire la cosa e a nascondersi. Allora, quel ninja, cioè Grey Fox, è venuto qui per uccidermi? Non credo. Penso che sia venuto solo per combattere con te. Prima non potevo esserne sicura, ma ora penso di capire. Una battaglia finale con te. È la sua unica ragione di vita, ne sono sicura. Fox. No. Naomi, dimmi una cosa. Su Fox Dye, per esempio. Fox Dye è un tipo di retrovirus che colpisce e uccide solo certe persone. Come prima cosa, infetta i macrofagi nel corpo della vittima. Fox Dye contiene enzimi intelligenti, creati grazie all'ingegneria biologica delle proteine. Sono programmati per reagire a precisi schemi genetici delle cellule. Cioè, quegli enzimi riconoscono il DNA del loro bersaglio? Certo. E reagiscono attivandosi e iniziando a produrre TNF-Epsilon grazie ai macrofagi. È un tipo di citochina, un peptide che causa la morte delle cellule. Il TNF-Epsilon viene portato dal flusso sanguigno al cuore, dove si attacca ai recettori delle cellule cardiache. E poi causa l'infarto? Il cuore subisce uno shock ed entra in gravissima apoptosi. Poi la vittima muore. Apoptosi? Vuoi dire che le cellule cardiache si suicidano? Naomi? Sì. Tu hai programmato questa cosa perché uccidesse anche me, vero? Quanto mi rimane ancora? Naomi, non ti biasimo per volermi morto, ma non posso morire adesso. Ho un lavoro da finire. Ascolta, Snake, io non sono l'unica persona ad aver deciso di usare il Fox Dye. Eh?
non eri l'unica. No, il Fox Dye ti è stato iniettato come parte di questa operazione. Volevo solo che tu sapessi che... No, questa non è tutta la verità. Ciò che volevo veramente dirti era che... Snake, io ti... Ehi, che stai facendo? Snake! Naomi! Snake, non posso permettere a Naomi di fare altre trasmissioni non autorizzate. Che cosa? È stata esclusa da questa operazione. Che cosa è successo, Naomi? Che cosa intendeva quando ha detto che Fox Dye faceva parte di questa operazione? Colonnello, mi faccia parlare con lei. No, è in stato d'arresto. Colonnello, lei mi ha tradito! Snake, non c'è tempo per questo. Ora come ora devi pensare a fermare il Metal Gear. Capito, Snake? Codice PAL numero 3 confermato. Inserimento del codice PAL completato. Codice di detonazione attivato. No, perché? Pronti al lancio. Io l'ho disattivato. Grazie, Snake. Ora il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega a memoria di conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARPA. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire... Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire di Koi Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Fox Dye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo nella stanza delle torture. Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. E il posto sarebbe... molto vicino. Nei, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento codec con Master era saltato, ma Mei Ling... diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... me, caro fratello! Liquid, ma che... tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! We'll be right back.
Snake! Quello vetro antiproiettile non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria! Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza? Ci provo! Cerca di reggere per un minuto!